Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Siete sul canale dei DGD3 e quest'oggi andremo avanti con un altro episodio di Resident Evil 2. Nell'episodio precedente, se non l'avete visto, abbiamo recuperato il medaglione dell'unicorno. Quindi, se non l'avete fatto, andatelo a vedere. Quindi, adesso bando alle ciance, andiamo avanti. Allora, dunque, vediamo un secondo. Allora, c'era questo libro di plastica che sinceramente non me la raccontava per nulla giusta. Esaminiamolo un secondo. Un oggetto in plastica a forma di libro. Sembra che un tempo fosse sorretto da una mano. Allora, direi che vediamo un attimo come stiamo messi a munizioni, uno schifo. Però non abbiamo nemmeno. Allora, ci prendiamo un'erbetta intanto. Anzi, facciamo così. Questo lo depositiamo. E poi che altra cosa? Questa idem. Allora, speriamo. Ma qui che cosa c'è? Allora, intanto diciamo, sì, dicevo. Speriamo di non saltare subito, che magari spunta qualcosa a caso qui. Allora, volevo provare a recuperare la polvere da sparo, ma non credo si possa fare perché mancano i tasti. La polvere da sparo è 102. Vediamo un attimo. Non si può fare. Però qui dentro nell'ufficio. Cazzo! Che cazzo ci fai tu qui? Ma non eri morto? Porco due. Mi ha preso un colpo, ragazzi, pensavo di averlo ucciso. Ragazzi, me l'ho perso una chiave. Benissimo. Allora, fatto questo, siccome abbiamo preso questa chiave, ok, chiave di picche. Andiamo ad aprire qualche porta. Potrebbe zomparci addosso. Lì, mamma santa. Qui ci avevamo già visto comunque. Direi che possiamo andare giù. Ok, e qui c'è una porta appunto con la chiave di picche. Almeno torniamo nell'atrio principale. Dal tenente, che doveva dirci qualcosa, se non erro. Vediamo. La conosci? Sì, si chiama Claire. Sono arrivato con lei. Puoi raggiungere il cortile dal piano di sopra, alla est. Capito.
Grazie, tenente. Allora, dunque, c'è una bella cosa. Siccome abbiamo questa chiave, ci esploriamo un pochettino di stanze. Qua, se riprendiamo le note del nostro agente, se le trovo, taccuino dell'agente, abbiamo la seconda statua. Dobbiamo mettere quei simboli che vedete, quel leone, quella roba lì. Adesso vi faccio vedere. Allora, rivediamoli bene. Eccoli qua. Perfetto. Allora, il primo è questa specie di leone. Poi abbiamo questo. E... aspettate. Ok. Ok, questo e... ah, perché... vabbè. Comunque, dovevo fare conferma, non si sbloccava in automatico. E questo sarebbe il secondo medaglione che andiamo a depositare. Deposita. Abbiamo approfittato per prenderlo. E in linea teorica ce ne mancherebbe uno. Però adesso vediamo. Bella piantina. Ok. Prima di tutto ciò, vediamo che è successo qua. Allora, questo si è praticamente schiantato. Vabbè, poi magari ci ripassiamo qua. Subito. Ok. Se pareva. Claire. Che sollievo vederti. Stai bene? Quell'elicottero è spuntato all'improvviso. Sì. Sono tutto intero. Scommetto che non hai con te la chiave del cancello, vero? Purtroppo no. Ma tu stai bene? Diciamo... che sopravvivo. Ottimo. Notizie di tuo fratello? No, non ancora. Claire, non arrenderti. Sono certo che lo troveremo. Benissimo. Sai che significa? Sì. Ora di cena. Porca vacca. È meglio che tu vada. Non preoccuparti per me. Fai attenzione. Claire, devi andare, ora.
Ehi, ce la faremo. Insieme. Marvin, c'è un problema qui. Sono circondato da zombie. Cazzo vuol dire l'inventario è pieno? Aspetta un attimo. Dai, su, ho capito, sì. Questa mi serve però. Mi ricevi? Marvin! E su questa la apriamo, Leon. Tu, muoviti. Tua, mi ha fatto prendere il colpo. Ma come ti permetti? Porca vacca, oh. No, volevo vedere un attimo sopra che cosa c'era. Ok, esploriamo sotto. Magari troviamo qualcosa di interessante. Però usale. Ok, queste ragazzi, queste ci servono. Se lo sapevo prima, che cavolo faccio? Vabbè. Brutto bastardo. Vieni. Ma che cazzo. Bene. Merda. Dai. Porco cazzo, la mira. Col pad. Ah, perfetto ragazzi. Con un po' di difficoltà. Dispositivo elettrico. Vabbè, allora facciamo una cosa. Tanto per fa spazio facciamo così. Questa ci serve. Però allora, purtroppo all'atto pratico dobbiamo fa così. No. Vabbè, facciamo così. Tanto quelle di spray ce l'abbiamo, ragazzi. Lo so, sto buttando roba, ma questa mi servirebbe. Però magari la veniamo a recuperare poi. Deposito qualcosa e la veniamo a recuperare, dai.
Qua c'è roba, qua c'è roba. Dobbiamo... Allora, facciamo una cosa. Torniamo un attimo indietro. Perché qua c'è tanta roba. Torniamo indietro. La lama tosca. Vieni qua. Buonanotte. Così ci esploriamo bene questa zona. Tu che intenzioni hai? Poi vediamo. Vediamo che c'è qui dentro prima. Ancora. Ma la smetti? Ancora. Basta. Ah, che miseria. Questa, la stordente. Poi. Questo, che cosa, che cos'è? Polvere a sparo. Poi ci stava qualcos'altro, eh. Scusate, ma signori, in questo gioco è importante esplorare. Quindi scusate, ma se no, se non esploriamo, perde anche tutta l'atmosfera, no? Quindi questa sicuramente ci serve per fare delle munizioni particolari. Questa che cos'è qua? No, una chiave inglese. Spero di non essermi perso nulla. Vediamo che c'è qua. Ok, praticamente qua siamo rispuntati. Devo andare, presumibilmente, a spegnere l'incendio che sta là sopra. Ovviamente non facendo incazzare i contribuenti qua, che i nostri carissimi zombie che stanno... Chi è? Che cazzo sei tu? Questo se c'è via per molecola. Brutto bastardo. Porco due, vabbè. Allora, dunque. Raccogliamo questa. Vediamo un attimo. Un secondo. Allora, con quella potevamo andare da una parte, ragazzi. Adesso vi faccio vedere. Chi è? Davone? Oh.
Io credo che questa vada qui. No. No, no, lì c'è un'altra cosa. Allora, esploriamo un secondo qui dentro. Che tra l'altro, se non mi ricordo male, oh, bene, questa è tra l'altro la tessera che ci serve nell'armeria, ragazzi. Vabbè, questo è un giornalino.